Salve amici di YouTube, oggi voglio cambiare questo telecomando che è completamente rotto della macchina di mia moglie con questo che è un guscio che ho comprato su AliExpress e l'ho pagato 2 euro. Pagato 2 euro e è soltanto il guscio. E devo riuscire a sostituire il circuito integrato che è dentro e metterlo nel nuovo guscio. Proviamo con calma a smontarlo e vediamo un pochino come si può fare. Qui c'è la batteria. Completamente rovinato questo guscio. Se qualcuno di voi ha questo problema, vi conviene comprare il guscio e sostituire soltanto il guscio. Importante non perdere le molle e ricordarsi come viene montato. Fare attenzione a non mettere troppa forza. Ora ho messo il circuito nuovo dentro. Qui c'è una molla. Va inserita perfettamente. Ecco fatto, vediamo se un po' se si chiude.
Ecco fatto. Testiamo la batteria. Dovrebbe essere intorno ai 3 volt. Va bene, batteria nuova. Fatto. Ora bisogna testarlo sulla macchina per vedere se funziona. I tasti premono e ora lo testiamo sulla macchina e comunque con 2 euro sono riuscito a riparare questa chiave che era completamente scassata tutta. In realtà non è così semplice come pensavo perché il guscio nuovo mi viene dato con questa barretta che la devo inserire, devo sostituire con la barretta vecchia della macchina, quella originale. Quindi mi tocca riaprire tutto. La macchina accende e si chiude, però non apre. C'è un problema nel tasto dell'accensione. Non capisco perché. Perché prima apriva. Praticamente non fa contatto. Vediamo un pochino con il test di continuità. Se quando pigio funziona il bottoncino.
Allora, questo bottone funziona. Praticamente il problema sta nel fatto che quando inserisco la barretta della chiave rimane spazio. Quindi devo stare attento a rimetterla in modo perfetto da non lasciare spazi. Ecco fatto. Praticamente il problema stava nel fatto che questa barrettina della macchina originale l'ho dovuta inserire nel guscio nuovo comprato su AliExpress e mettevo la molla in modo sbagliato e non tornava indietro né avanti, occupava spazio e quando andavo a pigiare sul bottone c'era troppo spazio qui e non faceva contatto. Ora l'ho provata sulla macchina, accende, spegne, apre e chiude. Vabbè, è stato un video giusto dimostrativo. Se volete cambiare anche voi il guscio quando vi si rovina, questo su AliExpress l'ho pagato soltanto 2 euro. Mi hanno mandato due di questi con 4 euro. Da AliExpress trovate i gusci per tutte le macchine. L'importante è che il circuito integrato sia intatto. Salve a tutti.